Sarà un programma all'insegna della sobrietà per l'Associazione Gesù Nazareno dopo la notizia della possibile ripresa delle processioni a seguito della lunga pausa causata dalla pandemia. L'associazione si prepara alla processione del 10 aprile, la Domenica delle Palme, anticipata dall'esposizione del simulacro nella chiesa di Sant'Agata al Collegio per 2 settimane e poi domenica 27 marzo l'associazione e il gruppo portatori di Gesù Nazareno parteciperanno alla Santa Messa delle 9 in ricordo dei propri defunti. Proprio da sabato 26 comincerà l'esposizione di Gesù Nazareno nella chiesa di Sant'Agata. Quest'anno chiaramente non abbiamo fatto l'esposizione nelle parrocchie, vista, diciamo, la situazione che c'è stata fino all'ultimo momento e che c'è ancora in questo momento, e quindi faremo solamente i 15 giorni nella chiesa di Sant'Agata. Gesù Nazareno rimarrà esposto fino alla domenica delle Palme. Per il resto, noi ci stiamo preparando, dopo che c'è stata la riunione qualche giorno fa con il vescovo e con il sindaco, per fare la processione. Da parte delle autorità ecclesiastiche il nulla osta c'è. Rimane solo da capire esattamente, dal punto di vista del rispetto delle norme igienico-sanitarie, come dovremo comportarci per la processione. Però dico, dal canto nostro noi siamo pronti, abbiamo confermato proprio l'altra sera la nomina del portabandiera di Michelangelo Vetere, che era il portabandiera in vectore del 2020, che poi è rimasto, diciamo, sospeso per 2 anni. L'abbiamo riconfermato e quindi per noi, diciamo, stiamo andando avanti per fare la processione. Poi il resto si vedrà. Speriamo, diciamo, che queste notizie, diciamo, che negli ultimi giorni si sono acquisite su un aumento della contagiosità della pandemia, diciamo, non influiscano, diciamo, su quello che sarà poi la situazione durante la Settimana Santa. Ripeto, noi lavoriamo e stiamo lavorando per fare la processione, ma tutte le associazioni, per fare tutta la Settimana Santa, la processione della Settimana Santa. Poi è chiaro che poi alla fine ci adegueremo a quello che sarà le regole, le norme che ci verranno dettate dal comune, dall'autorità sanitaria, dall'ordine pubblico. Quest'anno dunque non si svolgeranno tutti gli eventi collaterali che in passato precedevano la Domenica delle Palme e che venivano organizzati dall'associazione per coinvolgere la cittadinanza e soprattutto i più giovani. In questo momento di incertezza non potevamo mettere a fuoco degli eventi che poi magari potevano all'ultimo momento saltare, quindi abbiamo lasciato solamente, appunto, il discorso della processione, che poi è il vero obiettivo, il vero scopo, diciamo, della nostra associazione, per tutti gli eventi collaterali, il concerto, il torneo di pallavolo. Anche quest'anno purtroppo li abbiamo dovuti eliminare, sperando che dall'anno prossimo ci possa essere la serenità per poterli, diciamo, riprendere, così come era stato negli ultimi anni.